break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when. Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi parleremo nuovamente di Action Cam analizzando questa Sport Camera Pocket di Sharren. Come sempre però, prima di proseguire, vorrei chiedervi gentilmente, se volete vedere altri contenuti di questo tipo, di farmelo sapere iscrivendovi al canale, condividendo, commentando e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo, ovviamente, vi ringrazio di cuore in anticipo. Tornando a noi, come avete già visto, questa di oggi non è propriamente un action cam tradizionale per via delle dimensioni che sono decisamente più piccole, parliamo infatti di soli 4,2 cm per lato e 2 cm di spessore, caratteristica questa che inevitabilmente porta con sé alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Il pregio più importante è dato sicuramente dal peso, che è di soli 22 grammi, che unito alle dimensioni che vi ho appena elencato la rendono estremamente portatile. Naturalmente questa portabilità implica di dover rinunciare ad alcune funzionalità tipiche di un action cam tradizionale, che sono il display, che ovviamente in questo caso non è integrato, e poi alla stabilizzazione elettronica dell'immagine, che non è supportata. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, la batteria integrata permette un'autonomia attorno ai 60 minuti con wifi spento, durata che però può essere estesa praticamente all'infinito perché questa sport camera può funzionare anche mentre sta caricando e quindi alimentata con una power bank. L'angolo di visione, che è parzialmente regolabile, è di 120 gradi, mentre il sensore consente di registrare video con una risoluzione massima che arriva al Full HD a 30 fotogrammi al secondo e di scattare fotografie da 8 megapixel. Per quanto riguarda invece l'esperienza di unboxing, la telecamerina arriva in questa confezione, dove sulla parte frontale e sui lati sono riportate alcune caratteristiche e funzionalità, mentre sul retro ci sono le specifiche tecniche che vi ho appena elencato. All'interno, oltre naturalmente alla telecamerina, che come sempre vedremo approfonditamente tra un attimo, ci sono anche quattro supporti, uno con clip che permette di indossare l'action cam agganciandola ad esempio alla cintura oppure ad uno zaino, poi il secondo supporto è adesivo e quindi può essere incollato una sola volta su una determinata superficie, poi c'è un supporto a ventosa che naturalmente si può usare sui vetri ed infine il supporto che personalmente preferisco, che è quello magnetico e che quindi consente di attaccare la telecamerina su superfici metalliche. Oltre ai supporti che vi ho appena elencato, sempre in confezione ci sono anche il cavo USB regolare e micro USB che serve per ricaricare la batteria e un piccolo manuale di istruzioni esclusivamente in inglese che approfondisce nel dettaglio il funzionamento della pocket camera, che come vedete è realizzata esclusivamente in plastica, in parte gommata per favorire l'impugnatura ed in parte lucida soprattutto per ragioni estetiche. Sul pannello frontale ci sono la lente, il microfono, il cicalino e il sensore di movimento che in particolari condizioni permette di risvegliare la cam semplicemente scuotendola. Poi sul fianco destro c'è il pulsante di accensione e spegnimento che consente anche di attivare il wifi. Sul pannello superiore il pulsante dell'otturatore che ai lati è circondato da due indicatori a LED che segnalano rispettivamente quello di sinistra allo stato della telecamerina mentre quello di destra alla ricarica. Infine sul fondo ci sono lo slot per schedine micro SD che sono supportate fino a 32 GB e la porta micro USB che serve per ricaricare la batteria. Ora, come vi dicevo ad inizio video, viste le dimensioni, questa Sport Camera Pocket, non integrando il display, può funzionare in due differenti modalità e quindi da sola oppure collegata via Wi-Fi con lo smartphone. E il funzionamento è estremamente semplice in entrambi i casi, infatti per usarla in modalità standalone bisogna accenderla premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione e spegnimento in modo che il LED di stato inizierà a lampeggiare in colorazione verde. E poi premendo una volta il tasto dell'otturatore scatteremo una fotografia che ci verrà segnalata sia da un segnale acustico sia dall'indicatore LED che lampeggerà velocemente in colorazione rossa, mentre per registrare un video dovremo premere e tenere premuto nuovamente il tasto dell'otturatore, questa volta però per almeno un secondo, in modo che sentiremo un segnale acustico e l'indicatore LED inizierà e continuerà a lampeggiare in colorazione rossa per tutta la durata della registrazione. Al termine, premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore, fermeremo e salveremo la registrazione sulla schedina micro SD. Infine, per registrare un videoclip veloce, della durata di soli 15 secondi, dovremo premere e tenere premuto il tasto dell'otturatore in modo che sentiremo il segnale acustico e il LED di stato lampeggerà in colorazione rossa. Poi, rilasciando il pulsante, interromperemo la registrazione.
Anche il funzionamento in abbinamento con lo smartphone è altrettanto semplice, infatti dopo aver installato dal Play Store l'applicazione Share in Video, dovremo attivare il Wi-Fi sulla telecamerina premendo velocemente il tasto di accensione e spegnimento, in modo che l'indicatore LED lampeggerà brevemente in colorazione blu. A questo punto dovremo connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi creata dalla telecamera utilizzando la password che è composta di 8 cifre che sono in sequenza in numeri dall'1 all'8. E poi, dopo aver aperto l'applicazione, potremo vedere in diretta, senza particolari ritardi e fino ad una distanza attorno ai 30 metri, quello che inquadra la telecamera. Poi, selezionando una di queste icone qui sotto, potremo alternativamente con il primo scattare una fotografia, con il secondo registrare un video, con il terzo un timelapse, oppure con l'ultimo un breve videoclip di 15 secondi che poi può essere direttamente condiviso dall'applicazione sui principali social network. Mentre qui in alto, oltre alla durata residua della batteria, ci viene mostrato anche lo spazio residuo sulla schedina microSD espresso in unità di tempo se ci troviamo nella modalità video oppure nel numero di scatti se siamo in modalità foto, dove come vedete da qui sotto è possibile anche utilizzare alcuni filtri che permettono di aumentare la creatività. Poi premendo qui in alto a destra sull'album potremo sia rivedere che trasferire sullo smartphone oppure cancellare direttamente dalle applicazioni sia le registrazioni che naturalmente le fotografie. Mentre tornando indietro e poi ancora indietro fino a ritornare nella videata principale e poi premendo qui in alto a sinistra entreremo nelle impostazioni che come vedete si dividono in tre sezioni che contengono rispettivamente le opzioni dedicate ai video, alle foto e alla telecamera in generale. E per quanto riguarda i video potremo scegliere tra le quattro disponibili la risoluzione che come vi ho accennato prima arriva al massimo al Full HD a 30 fotogrammi al secondo. Poi potremo scegliere anche le dimensioni del file di registrazione in un intervallo che va da 0 fino a 10 minuti. Poi potremo anche impostare l'intervallo di acquisizione dei fotogrammi durante la registrazione di un timelapse in un arco di tempo che va da 1 secondo fino a 60 secondi. Ed infine tornando indietro potremo anche scegliere la sensibilità del microfono che può essere impostata su tre valori, bassa, media oppure alta. Per quanto riguarda invece le fotografie potremo impostare la risoluzione e in questo caso il mio consiglio è di non scegliere valori superiori ai 3 megapixel. Teoricamente potremo anche aggiungere le coordinate geografiche, cosa che però non vi mostro perché al momento attivando questa opzione l'applicazione si chiude in modo anomalo. Poi potremo anche impostare la frequenza per evitare il fastidioso disturbo dello sfarfallamento che si verifica con luce artificiale, che per l'Europa è 50 Hz, ed infine, per quanto riguarda le opzioni avanzate, potremo modificare l'SSID e la password della rete Wi-Fi creata dalla telecamera. Poi potremo formattare la schedina microSD, ottenere informazioni sulla versione del firmware e sull'applicazione, potremo attivare oppure disattivare l'HDR, il segnalatore acustico, potremo scegliere se imprimere la data e l'ora corrente sulle registrazioni ed infine potremo quantomeno parzialmente regolare anche l'angolo di visione. Detto questo, ora come al solito vi lascio al test del microfono e ad alcune registrazioni e poi naturalmente al termine ci ritroveremo qui per le conclusioni. E allora breve test audio del microfono interno di questa Sport Camera Pocket SR Cam 10, test che sto registrando alle 7 di sera in una giornata particolarmente nuvolosa e quindi con condizioni di luce non ottimali. C'è anche un pochino di vento che sta soffiando da sinistra verso destra, ma nulla di particolarmente importante, molto probabilmente vedrete i ciuffi di erba muoversi qui davanti a me. Come abbiamo visto, le caratteristiche principali di questa telecamerina sono sicuramente le dimensioni e il peso, infatti misura solamente 4,2 cm sia di altezza che di larghezza per 2 cm di spessore con un peso di 22 grammi, caratteristiche queste che la rendono adatta ad essere utilizzata in molteplici situazioni. La durata della batteria con un wifi spento non è assolutamente male, infatti parliamo di quasi 70 minuti, autonomia che però cala drasticamente accendendo il wifi e quindi collegando la telecamerina allo smartphone, che poi è anche l'unico modo per poter vedere le immagini, perché naturalmente, viste le dimensioni, come abbiamo già visto, la telecamera non integra un display. Le schedine microSD sono supportate fino a 64 GB, devono essere naturalmente di classe 10,
64 GB che sono più che sufficienti per accogliere le registrazioni che possono essere fatte con una risoluzione massima di 1080p a 30 fotogrammi al secondo e un angolo di visione di 120 gradi. Mentre la risoluzione massima per le fotografie è di 8 megapixel, i timelapse invece possono essere registrati con un intervallo che va da 1, 5, 10, 30 e 60 secondi. E quindi questo è l'audio che riesce a catturare il microfono integrato di questa Sport Camera Pocket SR Cam 10 con la sensibilità del microfono settata su medio in queste condizioni ambientali. E allora rieccomi nuovamente qui per concludere velocemente questo video e come avete visto la qualità delle registrazioni, tutto considerato, non è male, anche se naturalmente la caratteristica principale di questa telecamerina è data dalla portabilità per via delle dimensioni e del peso,
caratteristiche queste che la differenziano rispetto ad un action cam tradizionale, che però, come sappiamo, integra più funzionalità, prima fra tutte il display e la stabilizzazione elettronica dell'immagine, che qui, come avete visto e come vi ricordo ancora, non è presente. Per il resto, come vi dicevo, sia l'action cam che l'applicazione funzionano bene, tranne, come vi dicevo, per l'opzione relativa al GPS che al momento la fa crashare. Per maggiori informazioni, come al solito, trovate tutto quanto qui sotto in descrizione, dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. Detto questo, a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao, da Gianni.